E un dopo andato. Ferma lì un attimo. E ti vengono bene, ciao. Ok. Ciao. Ecco qua, avete visto? È brutto o no? Befana, sei bruttissima, sei proprio una Befana. No, mi dico tutti che sono, i bambini sono belli, lo so, ma mi dico che sono bella. Ma neanche una volta è ripreso le cose. Cavolo, anche a me viene. Che paura Barcellona. Ci sono i pompieri che mi aiutano, quindi vado tranquillo. Ecco qua. Aspetta, le calzine. Siamo pronti. Poi la cosa più bella che c'è nel mondo qual è? Il sorriso di un bambino e di una bambina, o no? Ma dovete ridere, bimbi. Oggi è un giorno di festa, per me e per voi. Chiudiamo la finestra, così vinto. Allora bambini, qua la Befana mi dimmi. Ho sentito un bimbo che ha detto perché non è con la scopa la bimba lì. Allora la scopa l'ho usata tutta notte e si è rotta, però la Befana qua viene sempre con l'aiuto dei vigili del fuoco di Varese che dicono ti portiamo noi Befana, non ti preoccupare. Ho lo scopa, l'ho messo in garage per l'anno prossimo. Ho chiamato i miei amici di Gerpo. Era stanca anche la scopa. E mi hanno portato qua. È una scopa magica. Un bel applauso per i Vigili del Fuoco, no? Bravi, grazie. Allora, ci possiamo sono dire. Massimi e le sangue. Si può dappertutto? Permesso, è arrivata la Befana. Buongiorno. È piccolina, ma gli lasciamo un dono, così quando cresci lì, che per la Befana a trovarti, Anche auguri. Salve. Proprio piccolini. Sono tutti il virus. Servi a nome dei direttori generali, quello uscente e quello entrante nella nostra azienda. Come diceva Emanuela, sono oltre 20 anni che abbiamo questa tradizione. Io devo veramente ringraziare, a parte ringraziare tutto il personale medico della nostra struttura, che è una bella struttura, problematiche a parte, parliamo del rivestimento eccetera, le difficoltà ci sono, perché questo è un ospedale che è nato bene, è nato nel pieno centro di Varese, grazie alla volontà di tutti, degli eccellenti operatori che lavorano qui dentro, del volontariato, di tutti voi che sostenete l'ospedale. Questa sinergia col territorio ci conforta, ci dà forza, ci crediamo. Vogliamo essere istituzioni che si parlano, che collaborano, che unitamente danno una risposta di salute ai più piccoli e ai più fragili. Quindi io rinnovo a nome di tutta la direzione il ringraziamento a voi che ci sostenete, speriamo continuate a sostenerci anche nei progetti per Emanuela futuri che coinvolgono questo spazio. Qui presente, io sono, come sapete, da pochi giorni qui a Varese, però mi sono subito cercato di infilarmi nella parte. Questa è una delle iniziative belle, bellissime, e mi sono trovato a vedere un po' un treno in corsa, ma ho capito subito l'enorme importanza di queste situazioni. Ovviamente i Vigili del Fuoco sono sempre in prima linea nel soccorso e non possono essere in prima linea a portare, diciamo, il loro saluto, la loro vicinanza anche ai bambini di tutto il mondo, in particolare di questa struttura. Quindi noi ringraziamo voi per la disponibilità e per questa partecipazione che ci avete manifestato oggi. Saremo sempre a disposizione, saremo sempre di fianco a voi, anche per i permessi, cercheremo di fare del nostro meglio. Io la butto sempre lì, cerco sempre. Io volevo anche ringraziare l'associazione
nazionale dei diritti del popolo di Varese, che è sempre vicina, non solo...